Mettiamo Sebs, sport, evoluzione, benessere, spettacolo, quindi fiera dello sport. Siamo non solo in clima mondiali, ma anche in clima fiera dello sport. Quindi andrò in giro a chiedere quanto sport pratichiamo, se lo pratichiamo e soprattutto quale seguiamo. E anche qualche consiglio da dispensare a chi invece è più comodamente seduto sul divano. Che sport pratica? Calcio, da sempre. Posso chiederle se a livello agonistico o dilettantistico? Adesso dilettantistico, prima agonistico. E quindi ha sempre praticato calcio? Lo segue anche? Sì, assolutamente. Posso chiederle che squadra? Siamo a Napoli, ma tipo la squadra del nord, Sampdoria. Ah, ok. Però, oltre il calcio, quale altro sport le sarebbe piaciuto fare, ovviamente? Ho praticato anche pallavolo e basket, vista la mia altezza. Beh, io l'ho beccato bene perché il fisico promette, infatti anche l'intervista è riuscita ad hoc. La domanda qui è quasi superflua. Fai sport? Non so, il fisico parla da sé. Ecco, che tipo di sport, soprattutto da quanto tempo? Allora, faccio sollevamento pesi da 3 anni e mezzo ormai. E combinato però con elementi di powerlifting, diciamo. Quindi da molto tempo. Abbastanza, quello l'importante è avere costanza e metterci l'impegno. Io pratico danza da circa 30 anni, danza classica, e mi è sempre piaciuto molto. E sono appassionata di questo sport, che in realtà non è uno sport ma è uno stile di vita, è un'arte, e continuerò così finché potrò. Io che faccio attività fisica ho dimenticato che cos'è un mal di testa, che cos'è un raffreddore, che cos'è l'influenza. A casa mia stavano tutti sempre male, di me. Tanto è vero che sono andato dal medico, che ho incominciato a preoccuparmi, ho detto ma non è che c'è qualche patologia per cui i microbi mi schifano? E niente, abbiamo fatto indagini, tutto bene, ho soltanto delle forti difese immunitarie. Quindi lei si è preoccupato al contrario, lo sport l'ha aiutata a stare bene sempre, sfidando anche i suoi familiari. Allora a questo punto la sua esperienza è già un consiglio, una dimostrazione, ma cosa possiamo dire a chi di sport invece non ne fa? Non sa che cosa si perde. Che le prime note sul gelato napoletano in città e a Parigi risalgono ai primi secoli del Medioevo, e quindi, come dire, su questo c'è una storia che parla dei fatti. E in più rilanciare identità, storia, ma anche le tante innovazioni che il gelato sta producendo in questi anni, seguendo, diciamo così, le nuove diete e anche i gusti delle persone, significa affrontare un tema importante per la città ma anche per il nostro paese. Peraltro fra alcuni mesi aprirà Expo 2015 e noi con queste manifestazioni ci presentiamo nelle migliori delle condizioni. La città, come sufficiente girare, è piena di turisti, peraltro prevediamo, dai dati che noi abbiamo in mano, un ulteriore incremento. Natale, che stiamo già preparando, sarà un'esplosione, perché già abbiamo i segnali di occupazione degli alberghi e di prenotazioni per viaggi assolutamente rilevanti, superiori l'anno scorso. Insomma, tanti turisti che erano in questa città, tanti cittadini napoletani che lavoreranno in più per accogliere i turisti, e un ente locale che si impegna a fare tutto il possibile perché i primi e i secondi siano messi nelle condizioni migliori di poter stare insieme. Salve amici di Weekend Dance e bentrovati, siamo da Birrent a Sant'Antimo, Napoli, per la seconda tappa del concorso di bellezza e non solo ragazza Weekend Dance. A voi l'immagine. Di questo concorso Ragazza Weekend Dance, un concorso di bellezza, e non solo, perché la nostra ragazza, la ragazza Weekend Dance, dovrà anche saper comunicare, oltre a essere bellissima. E parlando di bellezza, io sono accanto allo sponsor tecnico presente con noi da 4 anni, con Dino di Weekend Dance da 4 anni, Sintesi by Ciro Florio. Non ha bisogno di presentazione, buonasera. Salve, buonasera a tutti quanti voi. Sì, durante il backstage vedete facciamo lezioni di trucco a queste ragazze, quindi imparano ad autotruccarsi. E questo gli dà la possibilità non solo di potersi
dire la loro su come gli piace di essere truccate, quindi arrivare più sicure in passerella. Ma nello stesso momento c'è l'interscambio verbale dove anche io gli dico la mia, quindi fanno anche lezioni di autotrucco, che si direbbe self make up in inglese, si direbbe così, e chiaramente gli diamo l'opportunità di poter arrivare preparate e belle allo stesso momento. Quindi non solo li prepari per quanto riguarda il trucco e parrucco, ma gli dai proprio delle lezioni tecniche, ma c'è una novità proprio per quanto riguarda lo studio della bellezza, raccontacela. Praticamente dalla prossima stagione, dopo numerose insomma giornate di provini, siamo stati praticamente scelti da Sky per un programma che si chiama Make Up Me Up, mettimi a posto, in onda tutti i giorni in tutta Italia, 425 di Sky, la sposa, da ottobre 2014. Seguite allora il nostro concorso di bellezza e non solo, ma anche Make Up Me Up. Make Up Me Up, ciao! Io sono nel backstage e vi raccolgo qualche impressione a caldo perché stanno per cominciare. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Verdiana e vengo da Pozzuoli. In questo momento sono molto agitata per via un po' della situazione, anche il tempo non ha contribuito molto, però sono Tania Monaco e vengo da Pozzuoli. Senti, io mi aspetto di divertirmi e tornare a casa contenta perché è bello fare nuove amicizie, quindi tutto qui. Io spero che vada nel migliore dei modi. Magari vinci proprio tu, ma io lo augurerei a tutte, però purtroppo anche da questa tappa deve uscire una sola bellissima, una sola ragazza Weekend Dance. Tu, il tuo nome e soprattutto le tue aspirazioni future. Il mio nome è Joy Gioiello, sono di Casoria e io nella vita mi aspetto di diventare una ballerina, anche perché comunque è nel mio inconscio soprattutto. Mi chiamo Doriana, ho studiato lingue e punto sempre in alto nella vita, mi aspetto sempre il meglio. It might seem crazy, what am I saying? Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Io sono in compagnia di Andrea Oletta, direttore tecnico di questa azienda che si occupa di noleggio a breve e lungo termine. Ci sono ponti ovunque, non solo a Napoli ma in tutta Italia. Ci dica un po' di più però di questa B-Rent. Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio tutte le persone che sono venute stasera come ospiti da noi. Diciamo che per il momento ne abbiamo aperte già una decina di punti in tutta Italia, siamo in continua espansione. E quindi noi stasera realizziamo questa tappa di ragazza Weekend Dance, concorso di bellezza, e non solo, perché le nostre ragazze sono molto belle ma devono essere anche in gamba comunicative. B-Rent con tutto il suo staff tecnico ci ha creduto insieme a noi di Weekend Dance. Allora che dobbiamo dire? Cominciamo. Nel momento si è aperto il buffet e aspettiamo di votare questa ragazza Weekend Dance. Della bellissima Indiana Santander, vincitrice della nostra prima edizione di Ragazza Weekend Dance. Come ti è cambiata la vita da quella prima tappa, diciamo da quel primo concorso? Sicuramente tantissimo, magari se potevo parlare come parli tu con il microfono e magari potevo essere bella come sei tu, quindi a ognuno il suo, però sei bellissima e dimmi un po' progetti futuri allora. E progetti ci sono, vengono e comunque si vedrà da poco, sì tra poco. Diciamo che vedremo, ti seguiremo, guarderemo sempre la nostra Indiana Santander, intanto però guardiamo le nostre ragazze sperando che una di loro possa diventare famosa e bella quanto te. Magari, e auguri ragazze.
compagnia di Antonio Viola, proprietario di Mammina, un ristorante a Via Partenope. Che cosa vogliamo dire di più su questo magnifico ristorante? Buonasera a tutti, nulla, siamo un ristorante che siamo sul lungomare di Napoli, Via Partenope, facciamo una cucina tradizionale, partenopea autentica, e facciamo un'ottima pizza. Verremo di sicuro a mangiare tutti questi prodotti autentici, questi meravigliosi piatti, ma io poi sono anche accanto al giornalista Lorenzo Crea. Stasera giurato, sei in giuria. Eh sì, sono in giuria, è un po' di anni che seguo questo concorso, si può dire dalla sua nascita, quindi è sempre bello poter venire alle tappe dei concorsi di razza weekendense, che io reputo essere il concorso in assoluto più serio che si fa in Campania. Poi mi fa piacere trovare Antonio Viola, perché tramite il rapporto a tre fra me, Antonio, Stefano e Dino, quindi a quattro, scusatemi, si è creata questa bella sinergia fra Mammina, che è il miglior ristorante in assoluto sul lungomare, e il miglior concorso che ragazza weekendense, quindi è una bellissima sinergia. Questa sinergia appunto con Mammina, il più importante, possiamo dire così, il più bel ristorante a Via Partenope, ma anche nostro official sponsor della serata, ragazza weekendense. Crediamo nel progetto di Dino e Stefano, l'amicizia che mi lega comunque con Lorenzo, un'amicizia seppur giovane molto profonda, e quindi mi fa molto molto piacere. Compagnia di un nostro official sponsor, Cacciapoti Luxury Brand, e sono proprio con Seba. Buonasera a tutti e buonasera amici di Weekend Dance. Questa sera vedremo i vostri abiti spettacolari su queste nostre meravigliose ragazze, però voglio sapere a dettagli tecnici cosa vedremo, che abiti vedremo. Naturalmente sono la nuova collezione primavera-estate di diverse aziende, Giusti Cavalli, Kenzo, Missoni e tante altre. Naturalmente vedrete voi stessi in passarella le ragazze ciò che devono stirare. Perché Cacciapoti Luxury Brand, ricordiamo, è un multi-branding. Esatto, multi-brand, ci trovate in Piazza Matteotti, esattamente a Giuliano in Campania, per cui veniteci a trovare. Andremo a trovare il nostro Seba con Cacciapoti Luxury Brand, però nel frattempo guardiamo le nostre ragazze di Ragazza Weekend Dance con i loro meravigliosi abiti. Vi aspettiamo. Compagnia di Apicella Calzature, un altro nostro official sponsor di Ragazza Weekend Dance, il concorso di bellezza e non solo. Raccontami un po' di Apicella Calzature. Allora, possiamo dire che Apicella è il negozio leader dell'agro aversano, che propone scarpe delle migliori marche, sia sportive che tradizionali. Tra i marchi trattati abbiamo Ralph Lauren, Armani, Giorgio, Nero Giardini, Rucolain, Cult, Guess, Calvin Klein. Diciamo che Apicella tiene ai suoi clienti che da sempre gli riconoscono fiducia e affidabilità. Il marchio di Apicella da sempre significa fiducia e garanzia, con un prodotto trendy e affidabile, incontra l'uomo e la donna, attenti alla moda e alle novità, l'uomo e la donna che scelgono solo le scarpe migliori. Apicella è il marchio che non delude. Però ricordami allora dove siete con Apicella Calzature. Apicella è ad Aversa in via Roma, a Teverona nel centro commerciale Medì, a Giuliano nel centro commerciale Ocean e prossimamente anche nel centro commerciale Giambo di Trento La Ducenta. In compagnia dei Mr. Hyde, nostri ospiti canori. Buonasera. Buonasera a voi, ormai è tradizione. Dove c'è Weekend Dance, dove c'è Ragazza Weekend Dance, ci siamo noi. È una cosa che ormai funziona un bel connubio. Possiamo già anticipare qualcosa? Cosa bolle in pentola? Qualche anticipazione? Sì, stiamo promozionando il disco Guagliù in giro per l'Italia, però già stiamo pensando al disco nuovo, a nuove collaborazioni, a nuovi pezzi, e quindi siamo molto carichi, molto casati. Siamo la sinistra, 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 siamo la s
me non ha bisogno di presentazioni, Angelo Di Gennaro, nostro super ospite di questa sera, di questa seconda tappa di Ragazza Weekend Dance, ma anche giurato d'eccezione. È vero, ospite di un amico, ospite di Weekend Dance, perché con Dino è un'amicizia trentennale. Bella serata, oltretutto una serata che in questi giorni così caldi stasera è stata perfetta, perché si è rinfrescata prima della serata l'aria, perché la gente non ha sofferto il caldo, è stata bene, come all'aperto con l'aria condizionata. E oltretutto è bello vedere i giovani calcare i palchi, avere sogni da coltivare. Lei, parlando di giovani e soprattutto di sogni nel cassetto, ci ha già svelato un suo impegno, perché è direttore artistico del Teatro Troisi. L'anno scorso abbiamo fatto una straordinaria rassegna teatrale, un cartellone con nomi da Bertarzi a Valeria Valeri, cioè abbiamo avuto un cartellone veramente ad altissimo livello, come quest'anno, del resto lo ripetiamo, avremo ancora Bertarzi, avremo Gianfranco D'Angelo, insomma avremo un cartellone molto di qualità. E poi ho fatto questo laboratorio, non lo chiamo scuola ma lo chiamo laboratorio, dove non pretendo e non voglio che pagano una retta, perché come ho sempre sostenuto i sogni non si pagano, e si mette in matas per una persona, veramente siamo alla frutta. Per cui chiunque ha voglia può venire al Teatro Troisi, c'è questo laboratorio con me dove mettiamo in pratica il vostro talento. Non è didattica, né pratica, vi faccio salire sul palco e faccio esprimere ciò che avete dentro e lo plasmiamo, lo lavoriamo affinché potete esprimere tutta la vostra gioia e l'entusiasmo per fare o per procedere in un sogno. Secondo anno consecutivo con noi di Ragazza Weekend Dance, concorso di bellezza e non solo, Alberto Langella, Alfurs Pellicceria. Ciao Weekend Dance, ciao a tutti, è un piacere di essere un'altra volta qui con voi. Il nostro sponsor, ma ha introdotto una novità stupenda, perché su un concorso di bellezza mai visto, ma si indossano pellicce estive. Che cosa significa? Pellicce estive significa pellicce per tutti i periodi dell'anno, da indossare in qualsiasi momento. Quindi non solo costumi da bagno, non solo le nostre ragazze in una mise piccola piccola, ma coperte anche con le pellicce di Alfurs. Ma sì, sì, quelle serate belle fresche come stiamo vedendo anche adesso, no? Un po' di brezza, un po' di venticello, ci copriamo con le pellicce estive di Alfurs. Vedremo, vedremo. Siamo qui in questa nostra tappa di Ragazza Weekend Dance con il nostro service BMVM Service, che cura tutto per le nostre serate, audio, luci e quant'altro. Sì, esatto, noi ci occupiamo un po' di tutto quello che riguarda lo spettacolo, con audio, luci, effettistiche in generale, per rendere lo spettacolo più piacevole possibile. Quindi noi ci mettiamo la materia prima con le nostre ragazze stupende e poi ci affidiamo a loro con BM Service. Esatto, grazie a Weekend Dance per l'opportunità che ci offre ogni volta affidandosi nelle nostre mani. Thank you.
sono tra le tre finaliste, le tre vincitrici, perché la serata è finita, ma abbiamo eletto la prima, la seconda e la terza più belle. La ragazza Weekend Dance ce l'abbiamo qui per stasera, e poi tra queste tre che accedono di diritto alla finale al Teatro Augusteo vedremo quale vincerà il concorso in generale. Allora voglio una battuta veloce da te: come ti senti da terza? Da terza mi sento bella, anche da terza, e voglio ringraziare a parte tutti quelli che mi hanno preferita, grazie a tutti. Si sente bella perché lo è, ma bella lo è anche la seconda. Tu che mi dici, che emozione stai provando? In questo momento mi sento un pochino in imbarazzo, però sono emozionata perché non me l'aspettavo, e soprattutto ringrazio tutti quelli che ti hanno votato. Tu che cosa ti aspetti da questa esperienza, soprattutto perché andrete direttamente alla finale? Io non aspetto di vincere la finale, però mi aspetto comunque di divertirmi e di fare nuove conoscenze come stasera. Allora auguriamo a queste tre ragazze stupende un futuro florido, ci vediamo alla prossima.